Sabato scorso, presso la libreria Ubic, Maria Antonietta Scalera ha presentato il suo primo lavoro a fumetti, Melanie, Altromondo Editore, a dialogare con l'autrice Nicla Pastore. Melanie e Mary, amiche per la pelle, alla loro prima uscita in spiaggia, incontrano due ragazzi che fanno loro letteralmente perdere la testa. Amore a prima vista? Sicuramente. Eppure non è tutto così semplice. Maria Antonietta Scalera abita a Palagiano, in provincia di Taranto, e adora disegnare fumetti. Diplomata al liceo classico Aristosseno di Taranto, sta frequentando una scuola di fumetto. Adora disegnare storie d'amore tra ragazzi, sempre a lieto fine. Come nasce l'idea? Inizialmente questo è un libro nato dedicato a una ragazza, era una mia intima amica che mi chiese di fare il fumetto perché mi vede sempre che sto all'opera a fare disegni, disegnare, e mi chiese di dedicargli un fumetto. Infatti dal nome stesso Melanie, lei si chiama Melania, e io ho indirizzato questo fumetto per lei. È una ragazza che ha una quindicina d'anni, quindi è una fascia adolescenziale, e parla principalmente dei problemi adolescenziali, del ragazzo, dell'amica, e insomma amore, amicizia. Amore, amicizia, tutte le avventure che possono fare insieme. Affronteranno anche un viaggio, uno di loro perderà la memoria e insomma i personaggi si aiuteranno tra di loro per far recuperare la memoria alla ragazza. E tu hai messo assieme la tua abilità nel disegnare e la trama. Sì, effettivamente io non sono fumettista, perché il fumettista si limita solo a disegnare. Io sono un'autrice, nel senso che ho scritto la storia, quindi l'ho inventata da me, è scritta da me, è disegnata da me e anche colorata da me. Praticamente è fatta tutta interamente da me. Una bella serata, un po' fuori dagli stereotipi che disegnano, è davvero il caso di usare questo verbo, spesso in maniera distorta, il mondo giovanile e le sue inevitabili ma anche esaltanti contraddizioni. Il dialogo impostato da Nicla Pastore ha portato Maria Antonietta a spiegare e spiegarsi. Scrivere e disegnare, una ragazza dei nostri tempi, Maria Antonietta non nega di svegliarsi di notte e toccare con ansia il suo primo libro per convincersi che tutto quanto le sta accadendo, compreso l'interesse di noti editori nazionali, è vero. Un pubblico vario a salutare, gremendo la sala di Ubic, e incoraggiare la giovane autrice. Ci sono le compagne di scuola, le docenti del liceo, la famiglia, per tutti il padre, Antonio Scalera. Beh, per un padre è una grande soddisfazione, anche perché Maria Antonietta è una che da sempre ha avuto questa passione, proprio da bambina. Oggi credo che per lei è un grande giorno, un grande momento, perché essere selezionata da case editrici di livello quale la Feltrinelli, l'Ubic, e quindi essere autrice di questa storia, di questo fumetto che è tutto frutto del suo sacco, è una grande soddisfazione, non soltanto per lei, ma io non sto, come dire, nella pelle.